L'allarme meningite in Toscana, contenuto in una recente circolare del Ministero della Salute, ha provocato malumori nel mondo degli operatori turistici che segnalano una serie di cancellazioni di prenotazioni. Ieri il Ministero ha provato a rimediare aggiungendo una precisazione: solo a chi deve soggiornare a lungo in Toscana è rivolto l'invito a vaccinarsi e evitare luoghi affollati. L'invito non varrebbe per i turisti, una precisazione che secondo l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi poteva essere evitata, bastava leggere bene la circolare, ma sentiamo una sua dichiarazione. In realtà la circolare del ministro è stata letta così da tutti i giornali. Io leggo un po' l'italiano, mi pareva che ci fosse scritto un'altra cosa, cioè nella circolare c'è scritto che non ci sono rischi a venire in Toscana. Se uno si trattiene per molto tempo, per studio o per lavoro, naturalmente è consigliata la vaccinazione. Sono consigliate per chiunque venga una serie di norme di buon senso che anche noi da tempo diciamo. Non mi pare si faccia nessun allarmismo. Certo, ho letto anch'io che è stata data una interpretazione eccessivamente allarmistica, a mio parere. Abbiamo fatto alcune precisazioni, l'ha fatta l'assessore Cioffo al turismo stasera, l'abbiamo fatte noi provando a dare, diciamo così, un'interpretazione quasi autentica della circolare, l'abbiamo messa sul sito, speriamo di aver chiarito che in Toscana non ci sono alla fine più rischi di qualsiasi altra parte del nostro paese.